Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Questa sera andiamo in Lombardia e vi porto a Coccaglio. È una località della Franciacorta, non molto nota perché ci troviamo ai margini proprio dell'area di produzione del Franciacorta. E vi porto quindi a visitare, idealmente naturalmente, la tenuta Bonomi, tenuta Castellino. L'azienda prende il nome appunto da questo villino Liberty costruito dall'architetto Tagliaferri ai fini dell'Ottocento per la famiglia Bonomi. La famiglia Bonomi ha poi iniziato a produrre vino e produrre Franciacorta negli anni 70, negli anni 80 e poi piano piano si è sempre più sviluppata, tanto che ha costruito, come dire, una sorta di clos, cioè questo vigneto tutto attorno al castellino appunto, che misura circa 13 ettari. 13 ettari di vigna molto molto ben curati, sono tutti a cordone speronato a 5-6.000 ceppi per ettaro e sono seguite da uno staff tecnico molto 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 quotato, Pierluigi Donna per la parte agricola e Leonardo Valenti per la parte enologica. Ma qui siamo anche in una terra molto molto particolare, perché siamo praticamente sul fianco sud del Montorfano. Il Montorfano è proprio il limite estremo dell'azione morenica che si è andata facendo con il lago Sebino, con il lago d'Iseo. Questo ghiacciaio che ha scavato questa profonda buca nella quale appunto si è poi depositata acqua ha buttato questo terreno e sparso questo terreno in queste colline a sud del lago e le ha addossate praticamente fino a formare, spingendo sempre di più, questa sorta di collina, questo monte che è rimasto praticamente da solo in mezzo alla pianura. Sulla parte quindi verso sud, quella più assolata, nasce appunto la tenuta Castellino. Su queste terre naturalmente, oltre ad avere una ricchezza, diciamo così, dei suoli, vi è anche una condizione climatica molto molto particolare. Siamo in una zona a sud, quindi con temperature sempre più elevate e con maturazioni che sono sempre più anticipate. Qui si produce Franciacorta. In Franciacorta naturalmente il Satin è il vino che più di tutti gli altri rispecchia non soltanto il terroir della Franciacorta, ma anche lo stile che i produttori di Franciacorta hanno voluto creare tutto per loro. E quindi il Satin rappresenta in qualche modo l'unicità di questa terra. Eccolo qua. Il nostro Franciacorta Satin millesimato è un millesimato del 2004. Adesso però vi voglio far vedere anche un'altra cosa molto, molto importante, lasciamo che piano piano la schiuma se ne vada. Sempre bene controllare nella retroetichetta, perché oltre ad avere indicata l'annata di vendemmia delle uve, vi è anche il periodo di sboccatura del vino. Questo riporta 0308, vale a dire marzo 2008. È questa in qualche modo la vera età di questi vini, non tanto riferita all'annata di vendemmia, anche se questa naturalmente rimane molto importante, ma che dà in qualche modo il senso dell'età del vino, è proprio il periodo di sboccatura, vale a dire questa è una bottiglia che è da un anno e mezzo già sboccata, è già quindi da un anno e mezzo che questo vino sta affinandosi ad un ritmo ben superiore rispetto a quello che il tempo gli imprime quando è ancora a contatto con i lieviti. I lieviti hanno un potere che rallenta l'evoluzione del vino. Il vino quindi, una volta sboccato e quindi privato dei lieviti, comincia a invecchiare come fanno praticamente tutti gli altri vini che sono messi in bottiglia. Bianchi, rossi, fermi naturalmente, hanno, come dire, un ritmo decisamente maggiore rispetto a quello che avevano quando erano con i lieviti. Eccolo qua quindi il nostro Franciacorta Satin 2004 della tenuta Castellino, che avete visto mostra subito una bella schiuma ampia e generosa e questo perlage finissimo, vedete queste bollicine che salgono sottili sottili, molto molto minute e creano anche questa sorta di corona ben visibile ancora sul bordo del vino.
Questo vino prodotto esclusivamente con uve Chardonnay, quindi è un blanc de blanc. Parte di questo vino è anche fermentata in legno, ma naturalmente è più importante il lungo periodo che passa a contatto con i lieviti. Dal 2004 al 2008 sono praticamente quasi 3 anni e mezzo effettivi di contatto con i lieviti. Eccolo qua il nostro vino. Il profumo è molto intenso perché c'è, come dire, l'anidride carbonica che spinge per portare fuori tutti i profumi estremamente dolci, maturi di questo frutto bello, ricorda tantissimo l'ananas, un pochettino la banana, un po' di bella matura e poi naturalmente tutta una serie di aromi freschi, rinfrescanti, un tocco vegetale, un tocco appena appena di foglia, di menta, di basilico, che dà una sensazione molto 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 fresca e fragrante al gusto. Una lievissima speziatura, ma molto molto leggera, che dà un tocco invece più dolce, più morbido, più carezzevole, appena appena vanigliato, appena appena con un tocco di tabacco, con un tocco anche di nocciola tostata. E in bocca, oltre alla sensazione fruttata, fresca e fragrantissima, ancora molto molto viva, molto vivace, c'è questa sorta di cremosità che si crea all'interno della bocca, molto molto fine, molto piacevole. L'anidride carbonica si libera dolcemente dal liquido e quindi crea una sorta di cremosità all'interno della bocca, proprio perché esce piano piano creando, come dire, una sorta di briosità alla bocca, molto fine, molto particolare e davvero molto molto piacevole. Un frutto intensissimo, dolce, maturo, ma che mantiene praticamente, preserva la sua freschezza, la sua fragranza di frutto appena raccolto, che quindi mantiene questo tono dolce ma anche questo tono aciduo al gusto. Complimenti quindi alla tenuta Castellino e a tutto il suo staff per questo ottimo lavoro. Auguro anche a voi di assaggiare questo buon Franciacorta Sauternes del 2004 e naturalmente vi do appuntamento ad una delle prossime serate.